80, quando in tutto il mondo spopolava la serie televisiva americana Happy Days. Oggi, a distanza di un tot di anni, grazie alla... Cosa cazzo mi guardi male? Eh? Non ho capito, che cazzo mi guardi dall'altra parte del vetro, infame? Eh? Oh, ehi, bello! Oh, voglio capire che cazzo mi stai guardando male, infame di merda, uè! Siamo in grado di presentarvi le vere avventure della celebre famiglia americana. Non ci resta che collegarci con... i Cunningham. Ehi! Salve, signor Cunningham! Salve un cazzo, Franco! Hai visto cosa hanno combinato quegli infami lì, vigliacchi bastardi? Ma chi? Ricky Alfred? Ma no, ricottaro di merda! Parlo di quei infami terroristi! Ma no, signor Cunningham, non ho visto nulla! Hanno ammazzato un sacco di gente lì! Ma bisogna fare qualcosa, Franco! Ma scusi, signor Cunningham, ma noi, cioè, cittadini, cosa possiamo fare? Allora, per prima cosa, tu con quella faccia di merda, ti metti una mimetica, una barba finta, un turbante, e creiamo un falso profilo su Facebook. Ma come faccia di merda? Beh, non perdiamoci nei dettagli, Frank. Allora, poi col tuo profilo ci iscriviamo a qualche gruppo sovversivo e contattiamo qualche terrorista. Senta, già che ci siamo, possiamo dare un'occhiata a qualche sito di scambi di coppie? Ma perché? Vuoi scambiare tua madre con qualche coppia di marocchini qua? Ma mia madre è morta, signor Cunningham. Ah, figa, non sapevo che fosse morta la bagascia. Papone! Ah, eccolo qua. Ehi, a proposito di mamme morte, vai a vedere la strofinaccia lì come sta, che prima ha sbagliato a farmi le uova. Oh, poverina! E dov'è? Che cazzo ne so io? Alla terza padellata è scappata via con la coda tra le gambe, non lo so se era sotto il divano. Va bene, papone, vado subito. Allora, Franco, qua dicevamo, tu avvicini qualche terrorista di merda su Facebook, io intanto vado a prendere le pistole degli zingari. Dai, che stasera gli facciamo la festa a ste merde, eh? Franco, sono dietro il cespuglio in giardino, mi ricevi? Forte e chiaro, Howard! Uè, somaro di merda! Cazzo, la vieni per nome? Mi scusi, colonnello! Così va meglio qua. Vabbè, allora, hai trovato il terrorista o no? Certo, signor Cunningham, l'ho invitato a casa, tra pochi minuti dovrebbe essere qua. Sì. Quali nomi qua, uè? Vuoi vedere che ti faccio tappare il culo non pipi più qua, uè? No, mi scusi, signor colonnello. Aspetti, eccolo, è lui. Vai, lui. Prendiamolo, vai! Dai, prendiamolo! Bravo! Bastardo di merda! Ah, eccoti qua, bastardo! Franco, vai a chiamare Ricky Alfred, che hanno voluto appostarsi nel bosco, ma ancora non li vedo qua. Io intanto levo questo bastardo e lo interroghiamo, dai. Eccoci qua, Howard, scusate il ritardo. Ehi, culi, dove cazzo eravate? Ehi, Ricky, ti ho chiamato 100 volte alla radio. Scusa, papone, non potevo parlare. Perché? Aveva la bocca piena. Vabbè, dai, interroghiamo questo qua. Allora, parla, merda, chi sei? Io è terrorista iracheno. E che tentati hai fatto, uomo di merda, parla! Io volevo far saltare chiesa, ma io ho sbagliato, ho dimenticato esplosivo in mia macchina. La mia macchina è saltata per aria. Ah no! Figa, che somaro di merda che sto qua. Vabbè, e poi cosa cazzo hai fatto qua, uè? E poi io volevo sparare il poliziotto, ma mia pistola è inceppata, io ho preso tante botte. Ma non ti vergogni, figlio di troia. E poi cos'altro hai fatto qua? Parla, merda! E poi io volevo avvelenare acqua di città, ma io ho sbagliato e io ho bevuto veleno, è venuta diarrea per mese. Figa, come sei messo male, uè? Non te ne è riuscita una qua, uè? E a me coppa. Parlare bene, io essere molto rispettato il mio paese, eh? Ma vai a fare in culo te e tutti i terroristi come te, vai. Ma aspetti, signor Cunningham, io ho capito chi è sto merda, uè. Cioè? Quel famoso terrorista iracheno che non è mai riuscito a completare un attentato. Beh, no. Chi cazzo è? Saddam Hussein.